Buonasera e benvenuti alla presentazione della professoressa Enrichetta Cesarale del libro intitolato L'Agnello, il Drago e le Donne: l'invidia della triade dem demoniaca e la vittoria di Cristo, agnello in piedi come ucciso. Sono il padre Filippo Gabriel Renches, professore di teologia patristica e dommatica. Di questa facoltà di teologia, la Gregoriana, è attualmente decano della facoltà e ho l'onore di moderare il nostro appuntamento di stasera. Il libro L'agnello, il drago e le donne, edito dalla Cittadella di Assisi e dedicato da Enrichetta Cesarale al suo maestro e guida, il padre Ugo Vanni, che è stato per molti di noi qui in Gregoriana un vero testimone di fede. Ripercorrendo alcuni capitoli del libro dell'Apocalisse, quelli più oscuri apparentemente, ci ritroviamo a rileggere l'intera storia della Chiesa nella sua capacità generativa di bene e portatrice dei valori di Cristo Agnello, il Agnello minacciato però continuamente dal male, il Drago, ovvero il Satana. L'Apocalisse costituisce ancora oggi un testo difficile, difficile da maneggiare per la complessità simbolica con cui è intessuto. Ma una volta decodificati i simboli e il linguaggio, questo ultimo della libro della scrittura diventa un vero vademecum per la Chiesa di tutti i tempi, per la Chiesa di oggi. Siamo dunque qui stasera per compiere. Insieme a Enrichetta Cesarale, un viaggio apocalittico. Sono qui con noi l'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che oltre ad essere ex allievo del Biblico, è stato alunno di Padre Ugo ed è l'arcivescovo della diocesi da dove viene Enrichetta. Benvenuto, eccellenza. E con noi il padre Mark Lewis, rettore magnifico di questa università e docente di storia della Chiesa, interessato al libro dell'Apocalisse dal punto di vista storico. Il suo sguardo di lettore si sofferma proprio sullo status della comunità ecclesiale da cui si origina la storia della Chiesa. Il professor Dariusz Kowalczyk, dal 2010... Docente nella facoltà di teologia nel Dipartimento di Teologia Dogmatica, che ha accompagnato il libro con la sua introduzione proprio perché l'Apocalisse tocca le questioni trinitarie di cui in modo particolare si occupa il padre Kowalczyk. La professoressa Nuria Kalduk, direttrice del Dipartimento di Teologia Biblica della nostra facoltà, professoressa dei libri sapienziali, ci aiuterà a cogliere la dimensione femminile del libro dell'Apocalisse. E last but not least, Enrichetta Cesarale, che ha iniziato qui in Gregoriana tutto il suo percorso degli studi con il primo ciclo di filosofia completandolo fino al dottorato in teologia biblica sotto la guida del padre Ugo Vanni di cui è stata allieva e figlia spirituale e dal 2014 docente incaricata presso la nostra facoltà di teologia. Dunque, benvenuto e passo adesso la parola a un attimo devo guardare il programma così denso al, al nostro rettore Mark Lewis Buonasera a tutti prima di cominciare io sempre racconto le storie come vedrete eh, sabato scorso avevamo nella comunità un giorno di ritiro di, eh, di riflessione per avvento è quello che ha dato i punti, ha parlato su Apocalisse, vento ovviamente, e ha citato Ugo Vanni, perché anche lui è un allievo, e vedo che sta crescendo questa scuola Vanni, e, e soltanto voglio, voglio notare che questo è un, un buon rimedio per tante cose un po' pazze che vengono dette nel libro di Apocalisse. Allora, come ho detto, uno storico... Inizia il suo intervento con le storie, racconti. Il mio primo incontro con la, la nostra stimata autrice è stato nella primavera del 2017, quando eravamo per caso allo stesso tavolo per la cena conclusiva del corpo docente dell'Università Gregoriana. Dopo quella conversazione decisi che avrei assistito al suo seminario su Apocalisse l'anno successivo. La conversazione era così interessante. Purtroppo mi fu chiesto di tenere il mio seminario nello stesso orario, che ha sempre meno studenti, mi immagino, quindi dov dovetti rinunciare al mio proposito. Dopo la pandemia ci siamo incontrati per un caffè e ho scoperto che aveva appena invi inviato il suo manoscritto per la pubblicazione. Ci sono davvero poche conversazioni così gioiose e fruttuose come quella con un autore che ha appena concluso un pro progetto pieno di gioia, ottimismo, tutto felice. La maggior parte de dei punti nella presentazione di oggi vengono da quella incredibile conversazione sul libro, la comunità per la quale Giovanni stava scrivendo, la sua importanza per l'identità, la gioia e il supporto reciproco della comunità cristiana di oggi. Questo sarà dunque il mio approccio all'agnello, il drago e le donne come un storico preoccupato con l'identità di sé della comunità cristiana, il contesto e le implicazioni di quella storia per la nostra comunità odierna. Primo punto. Comincio con una parola dal greco. Non sono linguista, ma devo fare questo ogni tanto per il decano di teologia per mostrare che anche io ho studiato. Ma alcune basi di greco vengono anche insegnate in questo libro, a pagina 150, i stemmi, stare in piedi. L'agnello, arnion, è in piede come ucciso. E abbiamo sentito anche che ucciso era una parola in italiano per rappresentare un greco un po' più forte. Convertite, forse ancora Catecumini. no scusa. Riscatta la dignità filiale. In inglese lo stesso verbo to rise si usa sia per alzarsi sia per risorgere. Noi, come cristiani, rimaniamo in piedi, degni, stimati per la dignità ritrovata in Cristo. Per questo motivo, nella Chiesa orientale non ci si può fare la prostrazione durante la litania dei santi nell'ordinazione sacerdotale durante il tempo pasquale, siamo degni di stare in piedi davanti all'agnello, e l'agnello tagliato, immolato. Nel rituale battesimale diciamo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Uno degli aspetti più importanti per il neocristiano è la dignità di essere stimato. Per questo motivo dopo il battesimo si esce in vittoria sopra morte dall'acqua acqua, simbolo di morte o maligno, vestiti di bianco, a piedi, per portare la dignità alla vita eterna, cioè fino alla fine. Questa dignità non può essere tolta da alcun potere del mondo maligno, né da una sanzione dello Stato, una persecuzione, eccetera. Parleremo più tardi di come si porta questa dignità. Questa era la parte più forte della nostra conversazione durante il famoso caffè lunghissimo non era corto L'essere cristiano porta una dignità pensando dei primi ascoltatori delle parole dell'Apocalisse, ho pensato alla vergogna naturale di qualcuno in carcere, condannato a morte, forse legato, legato da catene che non lasciano la possibilità di muoversi o stare in piedi, forse recentemente persone convertite, forse ancora catacumini. Non c'è molto spazio per la speranza, Certamente è conoscente della cattiveria, l'ignomia del condannati. Ma il messaggio dell'Apocalisse è molto forte, molto chiaro. Se Cristo ha vinto la morte in piedi, in mezzo dello scandalo della croce, Lui ha riscattato la dignità filiale, noi condividiamo quella vittoria. Noi oggi non possiamo dimenticare questa consolazione nei nostri antenati. Se noi non conserviamo questo senso di dignità, non possiamo portarla gioia o testimoniare bene la nostra fede in mezzo al mondo con tutte le sue dignità false. Alla fine siamo in piedi davanti al Signore, non schiavi né inferiori né insignificanti, ma stimati, amati da Dio. Secondo punto. L'incontro con Dio Padre avviene tramite la croce del Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vi sono due elementi abbastanza importanti qui. Primo, la fede cristiana passa per la croce, cioè la sofferenza. Quelli che vogliono predicare un Vangelo di buoni sentimenti, sicurezza, prosperità, ci allontano dalla verità. verità. Gesù ha sofferto, noi soffriamo. Non è una vergogna o un qualcosa di nascondere. Cristianità non è stoicismo. 2. Per incontrare Dio Padre dobbiamo capire l'azione salvifica della croce. Passiamo al Padre tramite l'agnello. Per questo motivo la croce, segno equivalente alla morte vergognosa di un criminale, viene trasformata in un simbolo di salvezza, di riscatto, di incontro con Padre, Dio Padre. Con tutta la bellezza dell'arte, dall'altra parte della croce non può perdere la realtà della passione che sempre rimane la via al Padre. Nel vecchio rituale di Cresima, e cito qui il vecchio catechesimo maggiore di Pio X, non il nuovo perché questo rituale fu eliminato dopo il concilio, Numero 587, perché si dà un leggero schiaffo al cresimato? Si dà un leggero schiaffo al cresimato perché sappia che deve essere pronto a soffrire ogni affronto e ogni pena per la fede di Gesù Cristo. Chiudo citazione. Forse si tratta di un simbolo non molto esigente ai giorni nostri, ma è ancora importante da ricordare. Non in un senso masochista o passivo. Ma nel senso di riconoscere la realtà mostrata in tutto il libro dell'Apocalisse, che esiste il male nel mondo che tante volte domina anche la nostra vita, non per avere paura, ma per sapere che questo è parte della nostra realtà e che dobbiamo cercare nella sofferenza la croce che ci porta a Dio. Se noi non manteniamo questa tendenza verso la croce, Perdiamo l'orientamento verso Dio Padre. Un altro riferimento battesimale. Il neo cristiano esce dal battistero verso l'Oriente, e dentro la Chiesa, verso la Resurrezione e in piedi, in famiglia. Direi che questa mancanza di orientamento può essere un problema nel nostro tempo. Parlando di più di questo caffè, al caffè, noi abbiamo pensato. All'eresia Sudo evangelico della prosperità, come segno di benedizione, preso un po' dalla mentalità dell'Antico Testamento. Ma noi non possiamo ammettere che i poveri, i soffrenti, i marginalizzati, siano invitati al banchetto per, i, per primi. In verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio, Matteo 21, 31. Loro dignità viene dall'agnello che hanno riscatti. Terzo punto. L'agnello che fu emolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Apocalisse capitolo 5 verso, verso 12. Se noi arriviamo al Padre tramite la croce e l'agnello, siamo identificati nella nostra croce con quello dell'agnello. Se l'agnello è degno di ricevere potere, ricchezza, sapienza e forza, anche noi siamo degni. La vittoria sarà nostra. Ma qui vorrei ritornare al rituale già citato. Come manteniamo questa dignità battesimale? Cito altra volta aiutato dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari. Nessuno dei primi cristiani che hanno ascoltato le parole dell'Apocalisse ha creduto che il loro sacrificio, le loro sofferenze, la tortura, la morte, fossero degli atti isolati. Erano sempre congiunti a quelli di Cristo, ma anche fatti in comunità. Sono tanti nella Chiesa soffrenti. E in questo voglio anche citare un canto spirituale, Where No One Stands Alone, è un spirituale inglese del sud, basato sulla lettera ai ed, ed ecclesiaste. La domanda più logica è dove si trova questo posto, dove nessuno è solo? A testa bassa nel buio profondo? Ovviamente non in paradiso, non davanti all'agnello, ma neanche nell'inferno. E il canto dice anche, prendi la mia mano, lasciami stare dove nessuno sta da solo. Mi pare, come dicono anche tanti pastori protestanti, che questo posto sia nella Chiesa, a volte perseguitata. Non siamo mai soli nella Chiesa, non soffriamo mai soli, siamo sempre in mezzo alla Chiesa. Con questo in mente sappiamo che possiamo portare questo grande regalo della nostra dignità cristiana fino alla fine solo con l'aiuto degli altri. La Chiesa nelle preghiere, nell'Eucaristia, in cui incontriamo la croce e l'agnello, è il posto privilegiato della nostra fede. La fede viene conservata, nutrita dalla parola e dai sacramenti, rafforzata, condivisa. Per questo motivo il libro dell'Apocalisse rimane vivo e importante per la nostra vita di oggi. Come la professoressa Cesare ha indicato, esso parla della Chiesa, della vittoria che condividiamo e della celebrazione con gioia di tutti questo. Risulta forse più importante oggi che non abbiamo più le persecuzioni qui da noi ma esistono ancora nella Chiesa e in altre parti del mondo. Abbiamo perso un po' questo senso di dignità, questo bisogno di appoggio della comunità, a favore di una spiritualità personale, forse la tiepidezza che viene indicata fra poco. Come lui, come padre Kovalcek dice nella conclusione dell'introduzione, la Chiesa è chiamata in ogni generazione alla conversione, all'umiltà, ma allo stesso tempo è chiamata ad avere il senso fermo della sua dignità e potenza, che sono le dignità e potenza del Cristo risorto. Nella nostra conversazione al caffè quel giorno, abbastanza lunga, quasi finita, abbiamo capito molto chiaramente che l'unico modo di capire il libro dell'Apocalisse è di considerarlo un documento destinato a... Alla consolazione della Chiesa che soffre, per aiutarla a identificarsi con l'agnello. È incredibile la forza di questo libro dell'Apocalisse, specialmente quando viene esposto come un documento formativo per noi, credenti di oggi. Siamo fortunati ad avere una docente così forte nella fede e creativa nel modo di portarci un messaggio fondamentale ai giorni nostri. Come ho detto quattro anni fa, cinque anni fa adesso, sarebbe bello assistere per sentirla parlare dell'Apocalisse. Grazie a questo libro possiamo sentire l'entusiasmo e l'importanza di questo messaggio consolatorio. Grazie. I nostri ringraziamenti al padre Luis. L'abbondanza di riflessioni di carattere teologico presentate, presentata da, da un docente di storia mi fa pensare che siamo stati testimoni di un discorso davvero trasdisciplinare, obiettivo molto ricercato nella nostra facoltà di teologia. Dunque, grazie mille al Padre Luis, e adesso passo la parola al Padre Kovalcik. Cari professori e studenti, gentili ospiti, prima di tutto voglio congratularmi con Enrichetta Cesarale per il suo libro che ci ha radunato questa sera. Il filo conduttore del libro di cui stiamo parlando lo possiamo trovare nel titolo L'agnello, il Drago e le donne, ma forse ancora di più nel sottotitolo. L'invidia della triade demoniaca è la vittoria di Cristo Agnello in piedi come ucciso. Anzi, questo sottotitolo pieno di significati e di promesse nascoste costituisce una sintesi del libro. Cristo Agnello che è risorto ma non cessa di essere crocifisso, sta in piedi, vittorioso, e nello stesso tempo è come ucciso. Ha già vinto il mondo, ma la storia non è finita, il male agisce. A volte sembra che esso prevalga, ma una misura del male è stata ormai stabilita. L'apocalisse ci parla del drago e delle sue due bestie, ossia della triade diabolica. Il drago sa di aver perso la sua guerra con il nostro Dio, uno e trino nell'amore, ma proprio per questo agisce nel mondo intensamente con forza da un lato astuta e dall'altro feroce. Però l'ultima parola appartiene all'agnello che sta in piedi ma come ucciso. Dunque voglio dedicare questo breve intervento ai due temi appena accennati, la triade diabolica e lo stare in piedi del Cristo e con il Cristo. I temi che sono stati eccellentemente elaborati nel libro di Enrichetta Cesarale. Nel capitolo 12 dell'Apocalisse vediamo un drago immane che si pone dinanzi alla donna con l'intenzione di divorare il bambino che la sta per dare alla luce. Nonostante la sua manifesta arroganza, il drago non ci riesce, perciò, come leggiamo, si infuriò contro la donna e se andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio. E si fermò sulla spiaggia. Proprio qui inizia a formarsi una triade demoniaca. Il drago è sconfitto, ma non si arrende. Anzi, chiama ad operare nel mondo altre due bestie. E la prima bestia sale dal mare e la seconda dalla terra. Il drago e le due bestie insieme diventano una caricatura blasfema della trinità divina. Il drago imita il ruolo che è proprio di Dio Padre. La prima bestia si presenta come se impersonasse il figlio del padre. La bestia seconda invece pretende di pre prendere il posto dello spirito che agisce in funzione del padre e del figlio. Va detto però che nell'imitazione diabolica delle cose divine manca sempre qualcosa. E il loro scimmiottamento avviene in un modo tale da rendere l'imitazione perversa e malvagia. Uno dei dettagli che chiarisce quanto appena detto emerge, indica l'autrice del libro, dal fatto che una delle teste della bestia sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora questo dettaglio ci dice che la prima bestia scimmiotta la passione, la morte e la risurrezione del figlio incarnato diventando in questo modo l'anticristo. La seconda bestia sale dalla terra, il suo agire avrà carattere organizzativo e sarà funzionale alla prima bestia che sale dal mare. Questo modo di agire è una imitazione blasfema dello Spirito Santo che, sappiamo, agisce in funzione del figlio ci ricorda ed interpreta tutto ciò che Gesù Cristo ha detto ed ha fatto durante la sua vita terrena. Lo Spirito è lo Spirito di verità, cioè di Cristo, e come tale ci guida alla verità tutta intera, cioè alla piena conoscenza del Figlio. La seconda bestia invece dà la sua voce al male, diventando in questo modo il falso profeta. La seconda bestia fa di tutto per imporre e stabilire il dominio assoluto della bestia prima fino al punto che chi non vuole adorare la sua statua viene ucciso. Il messaggio ideologico della prima bestia che ha la radicalità intransigente dell'assolutismo che usurpa il posto di Cristo e di Dio Padre il segno tremendo di tale assolutismo sta nell'imporre a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Questo marchio corrisponde al nome della bestia e si contrappone radicalmente al sigillo che segna coloro che appartengono a Dio. L'operazione di marchiare è globale e totale, fatta in modo che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale Marchio. Dunque, l'agire delle bestie mandate dal drago condiziona la vita sociale soprattutto sotto l'aspetto mercantile. Le compravendite sono bloccate. Ovviamente, l'aspetto finanziario si traduce poi nel reale potere politico. La diffusione della malvagità sulla Terra avviene tramite l'opera della seconda bestia che si attiva nella propaganda del falso potere organizzando il consenso e le azioni degli abitanti della Terra, in particolare dei loro governanti, generali, bancari, magistrati, eccetera, in strategie di male camuffate come profitto e bene personale. Essa manipola l'informazione e la cultura, farà leva sull'inganno, soddisfacendo apparentemente i bisogni di un mondo dominato dal desiderio di eventi prodigiosi, di pseudo religiosità, di curiosità sacrale. Allora, dinanzi a tale messa in scena crudele e purtroppo operativa sul palcoscenico della nostra storia, da parte del male dobbiamo essere pessimisti? No. Per noi tutti il dato importante salvifico riguarda il fatto che, nonostante il male che agisce nel mondo, possiamo stare in piedi con l'agnello e come l'agnello. Infatti, l'Apocalisse condivide, come leggiamo nel libro di Enrichetta Cesarale, la posizione dello stare in piedi di Cristo risorto con tutta la Chiesa, quale arma potente contro qualsiasi forma di male invidioso proprio della nuova statura del battezzato. L'autore dell'Apocalisse scrive, vidi come coloro che stavano riportando vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sulla cifra del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. In un altro luogo si parla dei testimoni dell'agnello che vinceranno il male nella sua triplice manifestazione, condividendo la vittoria di Cristo. Sono una moltitudine grande che nessuno poteva numerare da ogni nazione, tribù, e popoli e lingue, persone che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello. Però stare in piedi in questa vita non significa solo la vittoria, ma anche la sofferenza, anzi la morte che porta alla vittoria. Non c'è la risurrezione senza la crocifissione. L'autore dell'Apocalisse scrive: E vidi in mezzo al trono ai quattro viventi e in mezzo ai presbiteri un agnello in piedi come ucciso. Infatti il risorto sta in piedi tra i suoi discepoli, ma non è privo dei segni dell'essere crocifisso. La Chiesa è chiamata a fare memoria nel giorno di domenica della simultaneità dei due aspetti di Cristo, morto-risorto. Egli, in quanto agnello, è sentito come risorto e come ucciso. Anche la Chiesa sta in piedi, ma come uccisa. Se la Scrittura riferisce l'immagine dello stare in piedi alla Chiesa, la possiamo riferire anche a Maria, la donna celeste, la madre della Chiesa. La donna è vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Allora sta in piedi, pronta a dare alla luce il Figlio. Piena della dignità umano divina, anche se minacciata dal drago. È interessante, come fa notare Enrichetta Cesarale, che nell'Apocalisse leggiamo che pure il drago si pone in piedi, cioè sta in piedi dinanzi alla Partoriente, ma in questo caso abbiamo a che fare con l'emulazione diabolica dello stare in piedi. Nello scimmiottare dello stare in piedi è presente un'altra donna la Grande Babilonia, chiamata la Grande Prostituta, poiché ha grandi clienti. Enrichetta Cesare scrive, «Il sistema incarnato dalla donna Babilonia è quello di una città completamente chiusa alla trascendenza. La grandezza della donna, che ha scelto di mostrarsi come la prostituta per eccellenza, risiede nel utilizzare qualsiasi mezzo, pur di concretizzare lanti di una economia corrotta, riservata però ai pochi sedotti dall'ubriachezza e dall'ebbrezza del delirio di ogni potenza. Torniamo allo stare in piedi autentico, divino, cioè allo stare in piedi come ucciso. Nella storia della salvezza che viviamo, la vittoria del mattino della domenica, della risurrezione, non cancella la passione del venerdì santo, il Cristo risorto non cessa di essere il Cristo crocifisso. Analogicamente nella storia universale la Chiesa è come l'agnello stesso, uccisa ma sta in piedi. Molte volte sembrerà che il male stia trionfando irreversibilmente, non soltanto fuori la Chiesa, ma anche dentro di essa, però le porte degli inferi non la prevarranno, anzi... La triade demoniaca ha già perso la lotta contro la Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito. La triade diabolica stessa sa che le fu permesso dalla Trinità vera soltanto per un tempo, come leggiamo nell'Apocalisse. Infatti leggiamo che alla bestia prima fu permesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. Questo potere di agire le viene dato solo per il tempo di 42 mesi, la durata imperfetta e limitata tipica delle forze ostili alla trascendenza. 42 mesi, cioè tre anni e mezzo, la metà di sette. Il permesso viene non dal drago, ma dal Dio vero, dalla Trinità Santa, e come tale ha il suo limite. Tocchiamo qui il Misterium Iniquitatis, il nodo del mistero del male. Tale misterium è stato sperimentato in maniera tragica attraverso le due cosiddette, come diceva Giovanni Paolo II, ideologie del male, il comunismo e il nazismo. Oggi abbiamo le altre ideologie più moderne che in parte sono radicate in quelle vecchie. Il misterium iniquitatis continua anche se l'agnello an ha già vinto il mondo. Perché la Santissima Trinità permette alla triade diabolica di agire nel mondo con tanta potenza? Il libro di Enrichetta Cesarale ci indica una direzione per cercare e trovare una risposta a tale domanda. In ogni caso, troveremo nel libro tante consolazioni. Per esempio, l'autrice scrive, attraverso lo stare in piedi dei cristiani, in virtù di Cristo in piedi come ucciso, la vita è già tutta una liturgia, un galoppare su fieri cavalli bianchi dietro al primo cavaliere, il crocifisso risorto, vincente, e pronto a riportare ancora vittoria. Grazie. Grazie al padre Kowalczyk per averci decodificato alcuni di de questi simboli dell'Apocalisse, simboli affascinanti, ma nello stesso tempo resti a una facile comprensione, un facile accesso. Credo che tutti noi ormai siamo um, stati istruiti a vedere la profondità di questo stare in piedi ucciso. Bene, con questo passo la parola a... Sua Eccellenza, Monsignor Luigi Bari, il Arcivescovo di Gaeta. Grazie. Intanto grazie, anche perché per noi cugini del Biblico è un onore stare in questa aula, qui alla Gregoriana. Saluto il Rettore e tutti voi. E veramente ringrazio Enrichetta. Mentre parlava il Rettore. Pensavo ad un libro che, di un giapponese che si intitola Finché il caffè è caldo. E, non so se lo conoscete, è, è, una, è un libro è bellissimo, è un libretto in cui c'è un bar in cui se tu entri e, attraverso una serie di cose puoi realizzare il desiderio di rincontrare persone che hai perso, però finché il caffè è caldo e voi avreste incontrato generazioni di persone questo libro di cui Enrichetta è autrice dedicata al professor Padre Vanni è un'esperienza no? per chi ha conosciuto Padre Vanni, per chi conosce Enrichetta e per chi ama questo testo dell'Apocalisse Padre Vanni diceva che questo libro si caratterizza per una sensibilità acuta anche esagerata per la storia e per tutto quello che accade, per tutti gli avvenimenti, tutto trova eco nel libro dell'Apocalisse, trova un'eco profonda. E come abbiamo ascoltato, no? si sta attenti alla storia, l'Apocalisse attenta alla storia per scoprirne il significato religioso, la dimensione religiosa. Quello che fa impressione leggendo questo libro è che della storia degli uomini non risparmia niente, non ammorbidisce i toni, anche quelle immagini così forti di Babilonia e altre immagini che possiamo ricordarci, offre proprio uno spaccato potente di un mondo fatto così com'è. Non risparmia niente al lettore che si trova di fronte alla potenza, al potere, alla violenza, alla minaccia, all'impero, alla città, ai simboli del potere umano e all'umanità che si esalta per la sua autosufficienza e occupa gli spazi in maniera... Esclusiva e oscena. No? Allora mi veniva da dire, perché è forse è anche un contributo che mi sento di dare, che questo libro oggi possiamo arricchirlo no? anche di altri simboli, di altre analisi. Pensavo alla crisi climatica, ecologica no? e. Leggere tutto questo con l'Apocalisse fra le mani, in che senso? Nel senso di imparare quello che l'Apocalisse suggerisce, che io credo possa essere definito come la capacità di contemplare la storia. Dico questo perché sono stato molto colpito da una frase di uno scienziato del clima, del CERN, che... Parlando a proposito di questa ultima conferenza eh, sul clima e eh, in un convegno in cui si, ci si chiedeva se si può tornare indietro, se ci sia una reversibilità possibile, lui ha ascoltato tutti, poi a un certo punto è venuta fuori eh, l'idea, il pensiero dell'adattamento e allora si rifletteva che l'adattamento significa che i più ricchi si adatteranno i più poveri periranno. Allora lui ha preso la parola, questo, ripeto, un ricercatore del CERN, e ha detto noi possiamo rimettere in piedi questa storia se riscopriamo, e qui l'assemblea che non si aspettava da lui queste parole, se riscopriamo il Vangelo, se riscopriamo la capacità di contemplazione. Allora, in questo senso, no, l'Apocalisse a me sembra che ci dà una chiave possibile no, per eh, contemplare la storia e per eh, ritrovare che l'agnello in questa storia è il centro da cui eh, si può ripartire per ritrovare eh, la bellezza della creazione. Questa capacità di contemplare è la possibilità anche di, di, di fare un cammino, di invertire no? un cammino. Un altro aspetto che mi colpisce è quello della, della liturgia, la dimensione liturgica. Allora, sapete, scusate, con tutti questi dottori io adesso parlo da, da parroco. C'è questo grande, che loro non è che non abbiano questa, anzi, pensavo questa cosa qui, nel sinodo che si sta celebrando, una delle più grosse difficoltà espresse, credo, da tutte le chiese italiane, è la incomunicabilità liturgica, cioè che le persone... Nel, non ne trovano una liturgia capace di coinvolgerle, capace di, eh, di, di essere vitale no? per, per loro. E allora anche qui trovo che c'è una grande chiave nell'Apocalisse. L'Apocalisse forse ci, ci dice che un'assemblea liturgica è un'assemblea che guarda le cose così come vanno e le sa. Guardare con il Vangelo eh, nelle mani, le sa guardare eh, con questa consapevolezza di Cristo morto e, e risorto. Questo credo possa essere un sentiero no? per uscire dalla sensazione di aver perso i linguaggi, no? di aver perso le maniere di comunicare e di celebrare. Noi dobbiamo, credo, da questo libro imparare a celebrare con la storia davanti, eh, col, con quello che accade davanti, ma con questa grande eh, speranza, con questa grande forza di vedere che questa storia non è abbandonata a se stessa, non è lasciata in maniera eh, esclusiva alle fantasie dei potenti. Ma è un po' garantita da Cristo. Penso che questo libro ci serva sempre, ci serve ancora di più, adesso, perché adesso dobbiamo anche riconoscere. Qui c'è un professore di Apocalisse al Biblico che non è che sia il libro più usato, no? più, più letto, noi ne parlavamo solamente per problemi di canonicità. E si diceva, non è tanto canonico perché ci stanno un sacco di, di eresie là in mezzo, oppure c'è la sorgente di tante eresie. Poi nessuno mai si è preoccupato di dire: Ma quali saranno queste, cioè, e quindi, un po' si, si metteva da, da parte questo. Non si legge tanto, forse rileggerlo, ritrovarlo. E questo, grazie ad Enrichetta, perché lei veramente ha un entusiasmo per questo libro e ritrovarlo. Perché noi questo dobbiamo fare, no? ritrovare in questo tempo le tracce di Dio e l'Avvocatisse? Mi sembra che sia fra le tante cose anche questo. Grazie. Grazie mille, Monsignor Vari, per um, averci dato, penso, um, accessi. Nuovi accessi sempre con l'aiuto del libro di Enrichetta. Accessi a, a quel libro che a primo acchito ci sembra spesso tanto lontano: uno spaccato per il mondo, un libro per contemplare la storia, un libro per imparare a celebrare la liturgia per questa storia dell'umanità sono certamente spunti molto, molto forti proprio per eh, usare di più questo, questo libro dell'Apocalisse. E ora tocca alla eh, professoressa Nuria Calduc il suo intervento. Sì, grazie allora, grazie. <coughs> ecco. Prima di tutto Enrichetta, tanti auguri, congratulazioni perché un libro nuovo dà tanta gioia <ride> e quindi posso condividere no, questa gioia. Allora, siccome sono l'ultima, eh, sarò breve, hm? sarò piuttosto breve in spagnolo che è la mia lingua madre una delle due <coughs> lingue io ho due lingue madre una è lo spagnolo l'altra è il catalano eh, lo dovrei dire meglio la mia lingua madre è il catalano <laughs> però parlo anche lo spagnolo eh, diciamo così <coughs> messa. lo breve si bueno dos veces bueno quindi quello che è buono, quello che è breve, se è buono, è due volte buono. Eh? Ecco, quindi tenterò eh, di fare una cosa eh, breve e buona. Vediamo, vediamo se ci riusciamo. Eh? Ecco, eh, nella sua opera del 2018, Timothy Bill, che è un noto studioso di questo ultimo libro, della Bibbia cristiana scriveva questo. Cito, l'Apocalisse non è un libro, nemmeno un testo in senso ristretto, ma una costellazione multimediale in continua espansione e contrazione. Questa originale Definizione dell'Apocalisse si addice molto bene all'opera della professoressa Cesarale. Questo libro che oggi presentiamo perché è un'opera secondo me ricca di significati nascosti tra le righe del testo. Significati profondi che nascono dallo studio da una parte e dalla preghiera dall'altra. Significati talvolta oscuri, che pian piano però si aprono alla comprensione del lettore. Insomma, una costellazione, utilizzando le parole di Bill, eh, una costellazione multimediale molto densa, ricca, avvincente, che ruota attorno all'evento di Cristo Agnello in piedi come ucciso, questa frase che abbiamo sentito già tante volte. Non solo l'agnello come in piedi, come ucciso, è il mondo nuovo che questo agnello instaurerà con la sua presenza, con la sua vittoria, con i suoi valori. Ecco, io direi che l'agnello, il drago e le donne si presenta inoltre con una simbolica l'abbiamo tutto visto è significativa copertina eh, da questi colori pastello molto belli no? anche queste linee eh, morbide eleganti eh, è realizzata dal professore Damiano Buttafava quindi anche è da ammirare no? diciamo è, è un artista è eh, colui che ha disegnato eh, la copertina di quest'opera Ecco, sulla quarta di copertina, dietro, si legge un fragmento dell'introduzione a cura del professor Darius Kowalcic che pone l'attenzione sui titoli del libro. Anch'io mi sono lasciata impressionare no? dai titoli, sia di quello iniziale, ma anche dei titoli delle tre grandi parti del libro. Lo ricordiamo, Il velo rimosso. L'agape Trinitaria, e l'invidia della triade demoniaca e l'ira dell'agape ferita. Quindi, questi titoli ci introducono nel dramma eh, divino umano, nel dramma della salvezza, un dramma che nell'Apocalisse si svolge tra due libertà: la libertà infinita di Dio e la libertà sempre piccola, limitata, ristretta dell'uomo. Un dramma il cui principale protagonista è sempre l'agnello ucciso, crocifisso, ma come dice l'autrice, in piedi, risorto. L'alfa e l'omega, il principio e la fine, come recita Apocalisse 21.6. Il volume, l'abbiamo già sentito, è dedicato al padre Ugo Vanni, che è stato maestro, testimone e guida, della ricerca teologica e spirituale di Enrichetta Cesarale, ma non solo, eh? anche da tante generazioni eh, di studenti, studentesse che hanno frequentato le sue lezioni qui in Gregoriana, ma anche al biblico. Hm? E io ero anche una di queste, eh? tanti anni fa. Quindi anch'io ricordo con molto affetto eh, Padre Vanni. Hm? Era più o meno la fine degli anni Ottanta eh? e mi ricordo di lui eh, nell'aula magna del biblico, però nell'aula magna antica, quella di prima, eh? prima della restaurazione, adesso tutto bello, moderno, on screen di qua, di là. A quell'epoca c'era una cattedra enorme, eh? lì lontana, enorme, si stava a salire sulla cattedra, e poi banche e banche con sedie eh? di legno. Legno, legno vero, ma che scricciolavano di continuo: non potevi muoverti perché quello era un, un concerto. Eh? Però era così: eh? stavamo tutti, tutti, tutti lì perché tutti volevano sentire Padre Vanni, eh? e non c'era quasi spazio. Mi ricordo anche mi ricordo dell'orario per, per dire: no? sono cose che ti rimangono, eh? ti rimangono in testa. E mi ricordo, sento ancora, potrei dire, la sua voce, il suo bel italiano, a me piaceva da morire perché io volevo imparare la lingua italiana bene e mi piaceva no? ascoltare questi grandi professori. E lui aveva anche una cadenza eh, molto particolare, e qualche volta sembrava monotono ma non lo era, era un ritmo pausato, e era molto particolare. Eh? E soprattutto il suo sorriso, eh? sempre sorrideva, sempre, sempre sorrideva. E ecco, qui lui diceva che per comprendere l'Apocalisse, dice, occorre interpretare i suoi simboli. Allora faceva tutta quella lista, cioè il simbolismo cosmico, il simbolismo teriomorfico degli animali, il simbolismo antropologico, il simbolismo cromatico, che abbiamo appena parlato qualche giorno fa, dei colori, il simbolismo aritmetico dei numeri, dice, ogni aspetto della realtà è rappresentata sotto il profilo di una simbolizzazione. Lui ci teneva tanto no? ai, ai, ai simboli. Eh? E anche aggiungeva che il simbolismo dell'Apocalisse determina anche il suo contenuto, non è che parliamo soltanto di forma letteraria, i simboli certo possono e di fatto abbelliscono il discorso, ma i simboli sono carichi di significato, trasmettono un significato no, voluto dall'autore. E quindi in questi simboli di cui hanno parlato eh, queste, eh, gli speaker eh, ci è stato... Ci sta anche diciamo, il, il messaggio eh, teologico. Allora lo specifico dell'Apocalisse consiste nel fatto che le sue concezioni teologiche sono state condensate, direi creativamente, nel simbolo da decodificare e da tradurre nella vita. Perché se il simbolo non si decodifica, no, non, si, non si spiega, eh, allora rimane un mistero, rimane critico, rimane chiuso, diciamolo così. No? Ed è proprio questa operazione di decodificazione che Enrichetta Cesarale, ispirandosi eh, alla vasta produzione del suo maestro, ha intrapreso in quest'opera, Nell'agnello, il drago e le donne. Quindi io la vedo così. La sua è un'opera strettamente legata alla vita e alla fede vissuta in pienezza. Quindi, un'opera che alla luce certamente del testo apocalittico si interroga sui problemi, io direi, i problemi eterni, eh? i problemi di sempre, da quando il mondo è mondo: il no? problema del male, della beatitudine, della morte, eh? dell'aldilà. Un'opera incarnata nella nostra storia, che contempla già nell'orizzonte la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, cito l'autrice, il punto di arrivo escatologico degli ultimi tempi della storia della salvezza e allo stesso tempo il modello della comunità che adesso, ic et nunc, fa la sua esperienza apocalittica. Ecco, le più di 400 pagine scritte di Enrichetta sono, in parole di Monsignor Mauro Maria Morfino, eh, pagine dense, pensate e avvincenti, dedicate all'attendarsi di Dio nella storia, nella carne del Figlio, così scrive nella prefazione. Allora non è facile trarre delle conclusioni di una tale opera, eh? non è facile, e per questo motivo. Preferisco riportare direttamente le parole dell'autrice nella conclusione generale. Perché è bello sentire quello che lei, Enrichetta, ha scritto, eh? dice così: la grandissima questio cristiana, e in definitiva umana, che resta ancora aperta, sembra riguardare la triste e abbrutente realtà del male da cui cerchiamo di difenderci e proteggerci con grande difficoltà. Chi cresce all'ombra della bontà del Dio di Gesù Cristo, quando si imbatte con il dramma della storia che porta con sé lacerazioni, conflitti, invidie e vassezze, non può non interrogarsi sulla fattibilità storica e concreta della vita dell'agape. Quindi la scelta della porta stretta da attraversare riguarda proprio questa via. Che scegliamo ed assaporiamo solo all'interno di un intimo dialogo con il Dio di Gesù Cristo, il quale definisce la qualità della vita come stato di beatitudine. Lo dice Enrichetta alla fine del libro. Eh? E ancora, l'Apocalisse è il libro dell'Homo Apocalypticus eh, e della donna, è eh, anche apocalittica, della maturità dell'esperienza di fede della comunità cristiana che compie una lettura religioso-politica della storia. Dice lei, è il nostro libro per vivere da figli di Dio felici e mai schiacciati dal male. Ecco, questo è veramente un augurio eh, che lo riprendo eh, e anche lo faccio a, a tutti quelli che stiamo noi. Mm? Grazie Enrichetta. <ride> Grazie mille professoressa Calduc, per averci um, mostrato che il, il libro di Enrichetta non è semplicemente un testo, uno scritto, ma è un evento che include anche la cura della copertina, la cura dei titoli, una sorta di, di evento multimediale, un, un Gesamtkunstwerk. E, um, e poi anche di averci ricordato che questo libro è frutto di un, un vero discepolato ed è questa forse la più alta missione proprio anche della, della facoltà di teologia, in, in fondo in un, un riflesso piccolo di quello che è proprio la sequela a Cristi. E dunque con questo andiamo in conclusione di questa serata. Grazie della vostra presenza di condividere con noi la gioia della pubblicazione di questo libro la gioia dell'autrice ma la gioia di tutti noi buona serata lei vorrei parlare si diamo ancora la parola all'autrice eh. okay. solo un momento solo un momento Grazie, no, buonasera a tutti, bentrovati. Io posso solamente ehm, essere grata, perché il sogno che avevo da bambina era quello di eh, vivere sempre in una comunione di intenti nella diversità di ognuno di noi. È un sogno che è stato minacciato più volte questa triade demoniaca, questo mistero del male e accompagna la vita di ognuno di noi. Però devo ringraziare il maestro, ecco padre Ugo, che stasera nell'aldi più è stato qui con noi, e perché oltre che consolazione, questo è un libro di relazioni e padre Ugo era veramente un, un uomo di relazione. Quindi quel sorriso, quell'apparente leggerezza nascondeva invece una presenza reale, attenta ad ognuno, attenta come sensibilità ad ognuno eh, che si trovava davanti. Quindi io ehm, stasera veramente mi sento consolata e anche ehm, una grande speranza perché devo ringraziarvi, perché è un momento di, veramente di chiesa e dove c'è... Un momento di chiesa così eh, affettuoso perché ognuno di voi, con ognuno di voi, con molti di voi c'è un tratto di strada bello che io ho fatto. Quindi, vuol dire che è un momento vero quello di stasera. E allora il male veramente è già, è già lontano. Il male può perdere e ha perso solo se ci ostiniamo a volerci bene, no? Ed è veramente un'ostinazione, una testardaggine. Quindi io ringrazio Mark, che è stato veramente, padre Mark, un interlocutore gentile nei miei riguardi e quindi faremo in modo che il caffè rimanga caldo. <ride> e ringrazio il mio vescovo Don Gigi perché è un dono la sua presenza qui, veramente desiderata da parte mia, perché nasco da questa realtà piccola che è la diocesi di Gaeta, ma che mi ha veramente... Mm? Arcidiocesi. Ui, ui, ui. Non è piccola, è una grande diocesi perché è un'arcidiocesi. Non è. Eh? È l'unica È l'unica, è vero. È vero, sì, sì vero E poi abbiamo ospitato Pio IX con il dogma del dell malato a concezione, quindi questo già ci rende, ma quindi è un dono la sua presenza nella mia arcidiocesi perché la sua sensibilità biblica ha incontrato eh, la mia ricerca perenne da quando avevo cinque anni. E ringrazio Padre Darius perché mi ha dato uno sguardo trinitario eh, sulla vita e questo sguardo trinitario mi ha fatto cogliere il senso di relazioni che già viviamo no? e che non ci rendiamo conto che sono il modo nostro di rivivere quello che vive la Trinità all'interno della propria eh, comunità differenziata, come dice lui, dei tre. No? E quindi eh, grazie, e grazie a Nuria per questo sguardo eh, dico femminile, nel senso che eh, non, non ce ne vogliano noi i nostri amici. Eh, maschi, ma le donne hanno no, una sensibilità ehm, diversa diversa che un'altra donna può capire e che insieme possiamo farci capire ecco, dai dai dagli uomini, no? Così come siamo e queste due donne così belle che Damiano ha disegnato: e Babilonia è bellissima, la donna celeste è bellissima. Sono entrambe belle: una è felice, una è serena, una è accogliente e guarda l'altra che è bellissima, ma è triste e ripiegata su se stessa. E sono le doppie facce della sensibilità. Ecco, Damiano è lì: <ride> e sono le due facce della nostra sensibilità sensibilità femminile e eh, ora lo facciamo alzare, ecco Damiano puoi alzarti così, <ride> lui è l'autore, <ride> mio carissimo, carissimo amico. E lo ridico sempre, lo racconto sempre. Io, mentre parlavo a lui dell'Apocalisse, stavamo sul trenino. Lui mi ha detto: Senti, te posso disegnare la copertina? Aveva già iniziato mentre io parlavo, no? E quindi ed è nato questo, ehm, questo no? Che veramente ha tutto un. E sono stati bravi perché eh, quelli del, dell'ufficio, perché hanno messo il retro e tutta la copertina davanti. Quindi insomma, vabbè è da vedere. Quindi grazie, grazie Nuria e poi grazie Filippo, perché noi ci conosciamo da tanto e veramente eravamo studenti eravamo studenti e ci incontravamo nei corridoi insomma parlavamo e in biblioteca tantissimo <ride> <ride> nei corridoi No, nel bar no, nel bar no, nei corridoi tra un corso e l'altro e moltissimo in biblioteca e, ed io mm -hmm. <ride> arrivata qui a 19 anni avevo mi piaceva tantissimo incontrare, parlare, chiacchierare e Filippo era uno dei compagni con cui molto chiacchieravo e quindi veramente grazie perché questa presenza tua... Per me stasera è il segno di questa continuità del, della vita, dello studio, che coincidono. Vita, studio e qui in questo luogo coincidono e quindi grazie. E grazie a tutti voi veramente perché ehm, l'Apocalisse è eh, il libro della Chiesa, ma la Chiesa, quella che diviene nella storia, che cammina, e che ha speranza e che non ha paura del male, non teme il male, lo tiene a bada, no? perché? Perché è già stato sconfitto e allora qui noi stasera siamo un piccolo segno di questa vittoria del bene. Grazie.